Dopo il lungo periodo legato all'emergenza sanitaria, anche il comparto pesca ha subito ripercussioni gravi di perdita economica nel settore, legato anche alla chiusura prolungata della ristorazione. Lo stop forzato fino alla vigilia dell'estate è stato un duro colpo per il settore ittico locale, che coinvolge anche la chiusura a cascata delle pescherie dei mercati all'ingrosso e alla produzione. Ad aggravare la paralisi del settore sono stati i limiti agli spostamenti, che hanno causato anche il crollo della domanda di pesce fresco per consumo casalingo, con la nuova tendenza a fare la spesa ogni 2-3 giorni per evitare di doversi recare spesso al supermercato. In Italia, secondo una stima di Coldiretti, sono in difficoltà anche oltre 800 allevamenti ittici. La situazione del mercato di Fano, pur con le dovute difficoltà, tende a mantenere un rendimento adeguato sui costi del pesce. Attualmente la percentuale di mercato delle vendite del pesce è calata ultimamente? No, anzi, nel campo nostro la vendita è leggermente aumentata adesso negli ultimi periodi, da quando hanno riaperto i ristoranti, la gente ha cominciato a uscire leggermente, una lieve flessione, però abbiamo passato 3 mesi a lavorare molto forte, perché comunque la gente mangiava a casa. Il pesce pesa poco, quello che andava via prima va via adesso. I costi sono aumentati? Ma i costi no. Pesce, un po' di pesce si è preso sempre, le barche l'hanno preso sempre, come costi si sono mantenuti, ecco. I banchi del mercato iniziano a popolarsi di pesce fresco. I commercianti, così come gli acquirenti, cercano di rispettare le procedure di distanziamento sociale, indossando guanti e mascherine. Il consumo di frutta e verdura dopo il lockdown, invece, ha influito positivamente sui consumi, una tendenza che sta continuando anche in questa fase di ripresa. Importanti sono i valori salutistici associati al consumo di frutta, in particolare di quella ricca di vitamina C, come le arance e kiwi, ma anche le mele, categorie che più di altre hanno dato impulso agli acquisti. Siamo stati fermi solo una settimana, poi abbiamo ripreso. Nel periodo del Covid abbiamo lavorato abbastanza, perché abbiamo fatto dei servizi a domicilio, a casa, e quindi ci siamo un po' cavati. Stiamo procedendo normalmente come eravamo, diciamo, 5-6 mesi fa, prima del Covid. Come stanno procedendo le vendite? Sono molto a rilento, perché purtroppo la gente oggi è in ristrettezza economica a causa di sto lockdown che c'è stato, quindi famo fatica a guadagnare la giornata. La gente che prima comprava un chilo di miele oggi prende mezzo chilo, perché purtroppo il limone è stretto, c'è stato un crollo del 50%, c'è stato. Noi per fortuna siamo riusciti a mantenere gli stessi prezzi dell'anno scorso, ma invece gli altri che vendono alimentari hanno trovato prezzi molto cari, quindi a discapito dell'utente. A soddisfare il palato dei fanesi non è mancato di certo l'acquisto di una buona mozzarella. La mozzarella è proprio richiesta, tanto tanto. Come procede il mercato, come vanno le vendite? Beh, adesso bene, adesso molto bene. Ci sono stati mesi proprio critici che non c'era nessuno al mercato, perché avevamo tutti paura. Anzi, forse meglio adesso che prima.